video non ci fa. Diamo un messaggio vocale. Ma quel 205 quanto è cattivo. Il 206 non mi sembra molto... Ah, vedi, ecco. 23 PL. Sì. Quel 205 non va, no, c'ho un raduno e comunque è domenica 10, non è questo, non è questo, è 9:10 a Torino, 9:10 a Torino, non ho capito, ah no, ho tipo 3 ho tipo 3 raduni in 3 settimane, quindi sti cazzi. Ripreso. Aia. Mi sa che... Oh! Cosa cazzo è successo? Ma sai perché? Perché... Come si dice? Hanno appena bagnato. Bagnato. Vabbè, oh, ci sono 30 gradi, Fanno anche loro quello che possono. Un'altra macchina da fare. E quindi è Q2, testimonio, Q3 addirittura. Per il miglior che sì. Da parte, c'è un 344. Io qua si sta meglio. Vedo anche. Non lo tiene. Non tiene buono, però.
già qualificato quel giro. Ma che cazzo te ne frega, deve fare il tempo globale? Invece non lo fa, vedi che è mai. Deve fare il tempone, oh, sopra quasi a... Minchia, ma quel 205 quanto tira? Ma che roba! Sì. Arriva a doppiare adesso. E siamo al centro dell'ultima tornata. Il stato ce la farà a mantenere la sua posizione. Thomas Michael. C'è così tanta polvere che non, il mio obiettivo non riesce più a focalizzare lontano. Ricordarvi gli stacchi più massicci di quelli, mi sa che aumenterà ancora perché vedo che il Jakub ha dei grossi problemi, tanto che sta per essere raggiunto anche da Gerendale. A parte che questo qui non è Super 1006, è tipo categoria Super 2000 o qualcosa del genere. Cos'ha sta macchina? Come due bucio bianco? Se lo scrive a te, una merda! Lui è nelle classificate della categoria PM7, essendo perciò volando unito all'altro di fa parte della stessa. Gli è passato l'interno! Qualcosa che non va. Mentre della Q3 era stato Thomas a vincere. Molto più difficoltà di andare. Esatto, gli anni davanti, Thomas in seconda categoria. Prende un po' di vantaggio il Jakub davanti. Ah, 206 si è preso bene. Sta cadendo addosso l'ombrello, io te lo dico. Beh, sì. No, l'ho toccato, non vedi in che spazio sono? Fin quando sta così va bene, dai. E quando cadrà che sarà un problema. Ma bisognava mettere una corda piuttosto. L'unica piazza che fa l'ultimo passaggio, quindi a questo punto i primi due dovranno per forza andare a giocare. E allora immaginiamo. Yeah,
9. Altre luci, ma che cazzo è che succede? Madonna! Non può fare delle foto così. Vabbè, sono finite. Altre luci, direi. Ma che lo scacchi nelle mani di Roma quando lo va a chiudere per la curva del calla? Questi qui sono 2000, eh? Sicuramente si è attaccato anche perché... Perché quel polo va, secondo te? Si tratta di un pallone, essendo l'unico che era nella supervelocità di perfetto. Sono stato solo nella zona, piano, agli altri due, erano in quattro perfetti, poi ieri nel pomeriggio, durante la visita della Q1 c'è stato un incidente pazzesco per come è avvenuto. E... mi ha fatto... il quale ha sbagliato completamente il salto, il secondo salto, quello dopo la curva 4 che è stato per affrontare adesso, ecco questa è la 4, i due vitali, e non si sa come fare. Ha girato dove c'è la possessione del proprietario, che dove passa adesso è andato a picchiare nel terrapieno, è volato in aria, risultato di tutto il terreno aeronautico, perché è atterrato di fianco a un rotto al busso. Nel frattempo arrivava quello che adesso è in terza posizione con la pole gialla e nera, se nonostante non ci fosse la pole per il resto del momento, la consumo in pieno della fiancata, tanto che la macchina si era buttata e si è messa sulle quattro ruote, o meglio sulle due ruote rimaste perché si è demolita letteralmente. Lui è finito con i suoi mezzi, per fortuna nessun problema, girava senza capire cosa cosa ha fatto adesso questo? Ci sono rimasti questi tre, no? Due fratelli di Gala nella rappresentazione. Ha distrutto la ruota! Che è il Peugeot 205, guarda! Guarda! Ha picchiato! Anche sul podio lo stesso! Credo che se non arriva no. E Pirenberg mette l'occhio. Guarda, c'è la sospensione distrutta. No, premiano tutti e tre, però dico. Per quello che riguarderà da far diventare, te l'ho detto, la sospensione Thomas Vital, anteriore destro che si sta sollevando in alcune curve, va a grattare sulla ruota, tu sai? Tanto che il Pirenberg, che è decisamente staccato, sta perdendo quasi tempo la vettura, la Peugeot di Thomas Vital, e adesso è in grave difficoltà, tanto che deve lasciar passare e fermarsi. Il Pirenberg si ritrova a un secondo sotto del sottotitolo.
diciamo che quella dei kart è stata leggermente più combattuta, però quello che è manca ancora, siamo stati diciamo che grandi problemi, cioè quella del Clio, cioè i miei del Clio, penso. Ci sarà un recupero da fare quasi sicuramente. Per la vettura di Thomas Miguel fermo alla curva 4, diciamo che non si è stancato molto. Jakub Michał.